Ciao a tutti! Come ricorderete, nelle scorse settimane avevamo mostrato come creare un supporto di installazione per Windows 11 per PC non supportate e come installarlo. Nel video di oggi invece mostreremo come velocizzare Windows 11 in poche semplici mosse. Quindi, se siete stanchi del PC lento, questo video fa il caso vostro. La prima cosa che andremo a fare sarà velocizzare l'avvio di Windows. In questo caso dobbiamo recarci in gestione attività e selezionare avvio. Qui compariranno i programmi che si avviano al momento dell'accensione del PC. Ricordatevi solo di non disabilitare i programmi che servono, tipo i software di gestione della scheda video o audio. Questo è un passaggio importante, visto che va ad alleggerire parecchio il PC. In tal caso dobbiamo aprire le impostazioni, recarci in app e selezionare la voce app installate. Selezioniamo l'app che non ci serve e la disinstalliamo. Mentre se vi serve ma non la usate, spesso potete impostare che non sia mai in background. Altre funzioni che consumano risorse sono widget e chat. Se non vi interessa, potete semplicemente disabilitarle facendo clic destro sulla barra delle applicazioni, premere su impostazioni barra applicazioni e da qui potrete disabilitare i widget e le chat. Normalmente il browser predefinito di Windows 11, Edge, ha l'avvio rapido attivo di predefinito, cosa che influisce sul consumo di risorse. Per disabilitarlo basta aprire Edge, andare in impostazioni, selezionare voce, sistema e prestazioni e disabilitare avvio rapido. Ricordiamo che se lo disattivate, Edge impiegherà più tempo per aprirsi. Altra ottima cosa, se il PC non è molto potente, disattivate le animazioni. Per disattivarle dovete andare in impostazioni, selezionare la voce sistema e nella parte destra cliccate su impostazioni avanzate di sistema. Qui si aprirà un menu, fate clic su avanzate, poi in prestazioni, clic su impostazioni. Qui, in effetti visivi, potrete scegliere quale disattivare. La deframmentazione dell'hard disk, ottimizzazione SSD, se avete un SSD, è molto importante perché aiuta a mantenere efficiente il PC. Comunque, per eseguire una deframmentazione dovete semplicemente cliccare su Cerca e digitare deframmenta ottimizza disco. Da qui potrete scegliere che hard disk da frammentare o che SSD ottimizzare. La modalità prestazioni elevate è attivabile andando in pannello di controllo e scegliere le opzioni risparmio energia e scegliere prestazioni elevate. Vi consigliamo di abilitare questa modalità solamente quando strettamente necessario, perché mantiene la frequenza della CPU al massimo.
Una funzione che a volte può essere esusa in termini di risorse hardware è l'integrità della memoria. Per disabilitarla dovete recarvi in sicurezza di Windows, clicca su sicurezza dispositivi e disattivare la funzione integrità memoria. Attenzione solo una cosa, il PC sarà più vulnerabile. Per disabilitare la Virtual Machine Platform, in cerca digitate funzionalità di Windows, selezionare attiva disattiva funzionalità Windows, infine disabilitate l'opzione Virtual Machine Platform. Ricordiamo che disabilitando tale funzionalità non potrete usare il Windows Subsystem for Linux. Infine, consigliamo anche di disabilitare l'antivirus quando dovete svolgere delle app pesanti o giocate. Ovviamente poi ricordatevi di attivarlo. Questa modalità è ottima per i gamer perché ottimizza i processi in background durante il gioco. Per attivarla vi basterà andare in impostazioni, clic su giochi e attivare la modalità gioco. Come avete visto, i passaggi sono semplici e veloci per velocizzare Windows 11. Ovviamente non dovete credere che il PC diventi un super PC, ma sicuramente ne vi gioverà, a cominciare dalle attività più basiche fino a quelle più complesse, tipo il gaming. Se vi è piaciuto il video, ricordate di mettere mi piace e di iscrivervi al nostro canale.